Sono Caterina Cancrini e sono la responsabile dell'unità di immunodeficienze primitive presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù e professore associato di pediatria dell'Università di Tor Vergata. Di che cosa ci occupiamo noi? Ci occupiamo di immunodeficienze primitive e di caratterizzare al meglio, da un punto di vista clinico, immunologico e molecolare, tramite tecniche cellulari, biochimiche e molecolari avanzate, diversi gruppi di pazienti e di identificare in un secondo momento in diversi gruppi dei biomarker che ci possono aiutare nel chiarire meglio la diagnosi e i meccanismi patogenetici alla base, ma anche darci delle informazioni per la prognosi di alcune condizioni e soprattutto permetterci di muoverci tempestivamente verso quello che è il trattamento più adatto. Appunto, le immunodeficienze sono un gruppo proprio eterogeneo di malattie. Ad oggi si conoscono più di 500 geni responsabili di alcune di queste condizioni e altri ancora non sono stati definiti e quindi i trattamenti poi saranno diversi dal trapianto di midollo alla terapia genica o a terapie di profilassi antibiotica e di somministrazione di anticorpi e in ultimo si riescono a comprendere i meccanismi alla base, più in alcune condizioni ci ha permesso di praticamente trattare alcune di questi pazienti con una terapia di precisione, cosiddetta di precisione, una terapia diciamo personalizzata e individualizzata che si basa proprio sul meccanismo alterato che c'è alla base di quel tipo di immunodeficienza. Per farvi capire qual è la ricaduta, recentemente siamo riusciti con grande gioia a identificare nell'ambito di un consorzio internazionale una patologia caratterizzata proprio dall'alterazione di un gene che lavorava un pochino troppo, che è un gene implicato molto nei fenomeni anche allergici. E questi pazienti che sono rari, ben caratterizzati, in effetti hanno tutti un po' la stessa patologia e per loro, capendo così bene l'alterazione, che è praticamente una mutazione che funziona di più del gene STAT6, si può intervenire con anche lì delle molecole di precisione. Altre linee di ricerca sono focalizzate sulla comprensione della risposta immune davanti a delle infezioni come l'infezione da EBV o da micobatterio, che possono essere infezioni nell'immunodepresso particolarmente gravi. Perché è molto importante la ricerca nelle scienze primitive? Perché ha un impatto non solo non solo sulle immunodeficienze primitive, cioè capire il meccanismo alla base della funzione della risposta immune può essere, una volta chiarito in un modello monogenico, può essere di aiuto anche in malattie più frequenti, come per esempio le allergie. Quindi io capisco meglio la risposta del sistema immunitario e posso quindi usare queste conoscenze anche per altre condizioni in cui magari quella via è parzialmente alterata.